Fa veramente piacere vedere anche questa sera questa sala piena. Sono il direttore della Fondazione Micheletti, che come sapete con la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, con la Casa della Memoria e con il Comune di Brescia ha organizzato questo ciclo di eventi. Prima di noi, per 3 sere, i temi sono stati l'Italia fra gli anni 60 e 70, la strategia della tensione, la sfida da destra a una democrazia fragile. Ovviamente, con l'incontro di questa sera si focalizza ulteriormente la tematica, il centro, le riflessioni che hanno a che fare con il nostro ciclo di eventi. So che è in sala, l'ho visto prima, il Presidente del Consiglio Comunale, il Professor Roberto Rossini. Lo saluto e lo ringrazio per l'attenzione che l'amministrazione ha dato a questo ciclo di iniziative. Come sapete, ognuno degli eventi è dedicato, intitolato a uno dei caduti di Piazza della Loggia. Questa sera Euplo Natali. Nel ricordare gli 8 caduti di Piazza della Loggia, cui sono dedicate queste conferenze, abbiamo focalizzato e parlato del fatto che si trattava di 5 insegnanti e 3 anziani operai. Forse un giudizio un po' troppo sbrigativo. La ricchezza umana e professionale di questi ultimi chiede una definizione un po' più articolata, un po' più profonda. Euplo Natali era il più anziano di tutti, marchigiano di Cerreto d'Esi, vicino a Fabriano, nato nel 1905, aveva quindi allora 69 anni. Nella sua città di origine si era diplomato perito industriale, poi era emigrato per trovare lavoro in quella che era la laboriosa Brescia degli anni 20. Aveva trovato impiego alla Tubitogni, poi a TB, grande acciaieria che, come sapete, come sappiamo, sorgeva a ridosso del Vantignano. Negli anni 30 si era sposato, aveva avuto 2 figli. Molto apprezzato sul lavoro per la sua serietà e competenza, ma era anche un antifascista e per questo motivo nel 41 fu licenziato dalla Tubitogni. Trovò subito impiego alla Brega per essere poi 2 anni dopo riassunto alla Togni come capo della manutenzione elettrica e meccanica. Evidentemente l'azienda non poteva fare a meno della sua professionalità e competenza. Il 25 aprile 45, lo troviamo impegnato nelle organizzazioni clandestine di fabbrica. Rimarrà poi attivo negli anni della pensione, fino alla pensione, nel sindacato e coprirà incarichi di responsabilità nelle sezioni del Partito Comunista Italiano, della TB e quella di Uragomella. Nel 1974 era in pensione da 9 anni. Aveva un carattere sereno, gioviale, coltivava amicizie lunghe e durature. Appassionato di musica, teatro e opera lirica, in particolare amava Verdi e da buon marchigiano ovviamente anche Gioachino Rossini. Dava una mano ai figli che pure svolgevano professioni tecniche e capitava pure che la TB lo richiamasse in fabbrica in situazioni di emergenza, perfino di notte, per risolvere problemi che richiedevano la sua esperienza. Euplo Natali era legato alla sua terra d'origine, ma impersonava anche i caratteri esemplari che ci piace di attribuire al lavoratore bresciano, irreprensibile sul lavoro, cittadino consapevole nel senso più vero e più profondo del termine. Non era quindi un caso che fosse in Piazza della Loggia quel 28 maggio 1974. Il relatore di questa sera, a cui tra un attimo cedo la parola, è il professor Miguel Gotor. Miguel Gotor insegna storia moderna all'Università di Roma, si occupa di studi sul 5 e 600, ma in realtà di storia italiana degli anni del 70 e del 900 in particolare. Tutte e due. Su tutti e due, ovviamente. Ovviamente la ragione per cui è chiamato qua questa sera è principalmente il secondo pilastro del suo asse di interesse. Per Einaudi, come probabilmente sapete, ha pubblicato Lettere dalla prigionia di Aldo Moro, una raccolta di scritti di Enrico Berlinguer, il titolo La passione non è finita, Il memoriale della Repubblica, scritti di Aldo Moro dalla prigionia e anatomia del potere italiano. Forse più significativo per focalizzare i temi di cui poi ci parlerà, l'Italia del Novecento, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, ma soprattutto più recente, un anno e mezzo fa circa, il volume Generazione 70, storia del decennio più lungo del secolo breve, 1966-1982, che copre uno dei temi al quale lo abbiamo chiamato ad intervenire questa sera. Chi ha letto le sue pagine e chi le leggerà
si renderà conto della imponente documentazione archivistica che il professor Gotora è in grado di utilizzare nei suoi lavori di studio e di analisi, assieme ad una capacità non comune di utilizzare dati ed elementi del costume, le canzoni, il cinema, la letteratura, nella ricostruzione degli elementi d'insieme. Ha una certa consuetudine con la nostra città e con le nostre iniziative, di questo siamo particolarmente orgogliosi e di questo lo ringraziamo una volta di più. Professore, a lei. Grazie, grazie a tutte e a tutti, buon pomeriggio. Siete tanti ed è molto bello. Hai sempre prova e riprova di come questa città sia attraversata da un tessuto civico. Hai sempre prova e riprova ogni volta che mi capita di essere qui, chiamato spesso dall'amico Paolo Corsini, che vedo presente, che saluto da Maglio Milani. Hai sempre prova di quanto questa città, dicevo, sia attraversata da un tessuto civico e di partecipazione che la rende speciale. E, mi è stato dato un argomento delicato da affrontare, vale a dire servizi segreti, complotti golpisti e stato infedele. E sono arrivato da Roma alle 4, sono passato presso la fondazione e mi sono trovato in una situazione speciale, emozionante. Brescia è una città ferita, forse ci si abitua alle ferite, ci si abitua ai traumi, e chi è custode? Chi è custode della Casa della Memoria, della Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, magari si è ormai tragicamente abituato, ma insomma entro nella sala e su un tavolo c'erano i resti delle foto, degli occhiali rotti, del portafoglio mangiato dallo scoppio, delle 1000 lire, delle tessere della CGIL, del PC, del documento di insegnante di Alberto Trebeschi, che è morto in quello scoppio a 37 anni e per puro caso, nel momento in cui io accedevo alla sala, queste reliquie laiche erano poggiate su quel tavolo perché si stava svolgendo un filmato e venivano illustrate. Brandelli di vita stuprata che 50 anni dopo, ancora emotivamente pulsavano e che me le sono ritrovate sbattute in faccia, così all'improvviso, in maniera inaspettata, e che ci richiamano a distanza di 50 anni, di mezzo secolo, incredibile, ci richiamano il senso di quella ferita. C'erano 3 foto, mi sembra, di Alberto con Clementina, con Clem, e un bambino di qualche mese. E io ho chiesto notizie di questo bambino di qualche mese, mi hanno spiegato che oggi lavora alla Banca d'Italia, sta facendo una splendida carriera, è stato in Brasile, si è sposato con una brasiliana, cioè, tanta vita che gli auguriamo, a partire
è più o meno un mio coetaneo, naturalmente. Io sono del 71, lui, stando a quelle foto, sarà proprio del 74, del 73, non lo so. E era veramente appena nato in quelle foto, ma erano le foto che Alberto Trebeschi teneva nel portafoglio, no? E insomma, no, ci si chiede spesso a cosa serva la storia. Io non ho più una risposta univoca, ne ho date tante nel corso di ormai 30 anni che mi dedico a questo mestiere, l'ho anche cambiata nel corso del tempo. Oggi vi direi che la storia serve a stabilire un rapporto critico e fecondo tra le generazioni, e quindi qua ci siamo, no? C'è quel bambino, c'è l'assenza per sempre di quei genitori, ci sono persone presenti in questa sala che si ricordano quel giorno, si ricordano Clem, si ricordano Alberto, e quindi la storia serve a stabilire dei nessi critici tra le generazioni, e certo la storia serve a riemarginare le ferite attraverso un bisturi che incide e che blocca l'infezione, che consente che i tessuti possano rigenerarsi. E certamente ciò che rende difficile la rigenerazione del tessuto e quindi il pieno recupero della sanità del corpo civile, politico, culturale, sociale, del nostro paese, di Brescia, rispetto alla tragedia del maggio del 74, certamente l'elemento che più rende complicato questo lavoro che spetta allo storico è proprio il ruolo degli apparati dello Stato, all'interno dei quali ci sono anche i servizi segreti. Ma vorrei essere chiaro, perché non vorrei far torto a nessuno: negli apparati dello Stato ci sono i servizi segreti, nell'apparato dello Stato c'è l'alta polizia, negli apparati dello Stato ci sono i carabinieri, negli apparati dello Stato vi è l'alta magistratura, negli apparati dello Stato vi è l'alta burocrazia. Le riflessioni che svilupperemo sono delle riflessioni quindi che si concentrano solo in parte sui servizi segreti e che invece scelgono un concetto più ampio che al tempo stesso è più inclusivo. Naturalmente, quando parlo di alta polizia parlo dell'ufficio affari riservati, e quindi di un insieme di strutture segrete, riservate, pubbliche, che compongono questo concetto più ampio di apparato dello Stato. E prima di entrare dentro l'oggetto della mia relazione, vorrei con voi fare una riflessione di contesto su quel maggio del 1974. Perché in quel maggio del 1974 è come se misteriosamente si fossero date appuntamento, ma proprio nel maggio del 74, in quei giorni, si fossero dati appuntamento
delle forze straordinariamente positive o tragicamente negative che, per usare un'immagine di Giovanni Moro, il figlio di Aldo Moro, tra speranze e tempeste hanno caratterizzato gli anni 70. E io mi chiedo sempre, osservando l'oggetto del mio studio davvero da un altro tempo, privo di qualunque partecipazione, non avendo neppure memoria dei fatti che studio, mi chiedo sempre che cosa un cittadino o una cittadina italiana potessero, come dire, capire e quanto fosse difficile comprendere ciò che accadeva nel mese di maggio del 1974. Perché nel mese di maggio del 1974 noi abbiamo certamente le Brigate Rosse che hanno alzato il livello dello scontro, perché il 18 aprile hanno rapito il magistrato Sossi, un sequestro di persona che sarebbe durato 55 giorni e che quindi proprio nel maggio del 74 occupava, con il tema trattativa sì, trattativa no, l'ostaggio sta parlando, l'ostaggio è torturato, occupavano le pagine dei principali giornali. Ma nel maggio del 74 avviene ad Alessandria, sì, difficile trovare un altro termine, una strage dimenticata, a causa di un deficit certamente di azione e di tecnica di militare da parte dei corpi di generale Dalla Chiesa. Carcere d'Alessandria, c'è un'insurrezione, c'è un tumulto. Dalla Chiesa, che era responsabile delle carceri, è chiamato a sedarlo. Fatto sta che il suo intervento produce, mi sembra, 7 o 8 morti, tra detenuti, tra assistenti sociali. E immaginatevi il racconto di un simile fatto, come cade in quel maggio e in che modo contribuisce a smarrire un punto di vista, magari ad aumentare la diffidenza, lo scetticismo, la distanza tra cittadini e Stato, tra giovani e istituzioni. La rivolta è sedata con un prezzo di sangue straordinario. E sempre in quel mese di maggio abbiamo l'esito formidabile del referendum sul divorzio. Un'Italia laica e progressista che si afferma dopo una battaglia di propaganda e di politica molto forte, molto intensa, che aveva visto con chiarezza lo schierarsi di due fronti, appunto un fronte laico e progressista, diversamente articolato, dall'altra parte un fronte clericale, conservatore, in alcuni casi anche reazionario. Le difficoltà dei rapporti dei principali partiti politici, pensate alla Democrazia Cristiana, con la Santa Sede,
le difficoltà di indirizzo che Paolo VI, bresciano, cerca di dare a quella lotta. La decisa volontà di Fanfani di schierare tutta la DC contro il divorzio. Moro nel 78, nel memoriale della prigionia, avrebbe colto in Fanfani un atteggiamento da piccolo De Gaulle, che voleva sfruttare la mescolanza di elettorati diversi, scrive Moro, per un'operazione di sfondamento della Democrazia Cristiana che fallisce clamorosamente. E però vince il fronte che vuole mantenere la legge del 1970 di matrice liberale e socialista, la legge che il Parlamento aveva approvato e che riconosceva il diritto al divorzio. Guardate che era una battaglia che si concludeva e che aveva iniziato un altro grande bresciano, Zanardelli, e che arrivava a compimento 70 anni dopo. E questo è un fiume. E poi il quarto tragico fatto è l'irruzione della bomba neofascista a Piazza della Loggia in una manifestazione libera e democratica di cittadini, insegnanti, operai, avete sentito, ma lo sapete certamente meglio di me, che si riunivano per una manifestazione dove da un lato si festeggiava quel successo referendario, ma sostanzialmente era una manifestazione, come sapete, di un variegato cartello di forze antifasciste. Bene, queste quattro cose che vi ho detto avvengono in 20 giorni, anche meno, tutte insieme. E io so bene che la memoria fa brutti scherzi e che poi magari forse voi che c'eravate non avete la consapevolezza che tutto ciò, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, la vita e la morte, il diritto e l'abominio, siano convissute in un numero così esiguo di giorni. Leggere i giornali in emeroteca di quelle settimane è davvero un'esperienza incredibile, perché si ha veramente l'impressione di saltare di palo in frasca o di essere veramente una navicella che è dentro un mare in tempesta e appunto finisco questa introduzione dove ho cominciato, mi chiedo sempre con grande partecipazione e con grande trasporto quanto deve essere stato difficile, avere 18, 20 anni, 25 anni in quei giorni e capire da che parte stare e starci. E insomma, in fin dei conti sono mosso come cittadino di un altro tempo a esprimere una grande solidarietà, una grande stima per chi ha attraversato quel tempo, quel mese, il 74, quel maggio, senza perdersi, mantenendo il sentimento e la convinzione di una comunità civile, democratica, insomma, non deve essere stato facile. La domanda alla quale provo a rispondere è una domanda semplice in realtà. Come mai i servizi segreti italiani e più in generale gli apparati di sicurezza dello Stato, nonostante la rete di infiltrati nelle organizzazioni neofasciste
di ordine nuovo e di avanguardia nazionale. È un dato questo ormai accertato. Come mai quei servizi e quegli apparati dello Stato non riuscirono a prevenire le stragi del periodo 69-74 e a individuarne i responsabili dopo? Non lo fecero, nonostante la presenza di questi infiltrati, non lo fecero perché non ricevettero dal governo alcun impulso a procedere in quella direzione. Sebbene alcuni giovani e coraggiosi magistrati avessero da subito imboccato la strada giusta. In verità, gli apparati di sicurezza si assunsero un compito esattamente opposto: sostenere fermamente l'esistenza di una pista anarchica o genericamente rossa e, nel caso, costruirla un pezzo dopo l'altro, così da coprire, un po' come fanno i gattini con i loro escrementi, gli effettivi responsabili delle stragi e i loro ispiratori nazionali e internazionali. Questi depistaggi, i gattini, non scaturirono da alcuna deviazione dei servizi segreti. Su questo punto vorrei essere chiaro e mi rendo conto che è un punto urticante. Non scaturirono da alcuna deviazione dell'attività dei servizi, come in seguito si volle far credere all'opinione pubblica per carità di patria e per ricercare una consolatoria quanto indulgente versione autoassolutoria, la teoria delle mele marce, che sono sempre poche e facilmente individuabili. No, no, costituirono invece il risultato di un preciso mandato istituzionale che fu svolto con professionalità e perizia dagli esponenti degli apparati dello Stato costituzionalmente preposti a tutelare la sicurezza nazionale, lo voglio registrare, finanziati con le tasse dei loro concittadini. Quanti furono processati e condannati al netto degli errori giudiziari, che naturalmente non possono essere esclusi, certamente non erano frange minoritarie o schegge impazzite, sfuggite al controllo di una parte maggioritaria, sana, delle strutture di intelligence, giacché erano tutte personalità, i condannati, che avevano raggiunto i vertici della carriera militare e civile. I vertici. Per riuscirvi, avevano superato positivamente diversi gradi di valutazione, conquistando la fiducia personale e politica di autorevoli uomini di governo che ne avevano determinato la promozione, come i presidenti della Repubblica Giuseppe Saragat e Giovanni Leone, i presidenti del Consiglio Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Aldo Moro, Mariano Rumor, come i ministri della Difesa Andreotti ancora, Luigi Gui, Franco Restivo, Mario Tanassi e i ministri degli Interni, di nuovo Rumor, Restivo e Paolo Emilio Taviani. I dirigenti politici dei vertici dello Stato e del governo di allora,
che occupano i ministeri dell'Interno, della Difesa e la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica, da cui dipendono le promozioni che portano un ufficiale semplice a diventare responsabile dei servizi segreti, responsabile della polizia, responsabile dei carabinieri. Sono i nomi che vi ho fatto. Com'era prevedibile, tali comportamenti inquinanti, i gattini, provocarono inevitabili tensioni con altri apparati dello Stato, come ad esempio la magistratura. Infatti quel disegno manipolatorio, coprire la pista nera e inventare, nel senso veramente di creare una pista anarchica o una pista genericamente rossa, non si proponeva soltanto di cogliere gli obiettivi di occultare le responsabilità degli ordinovisti, i neofascisti di Ordine Nuovo, di avvalorare la pista anarchica o altre piste alternative, come quella della criminalità comune, nel caso della strage di Peteano, o la falsa pista nera. C'è stata anche la falsa pista nera nel caso della strage di Piazza della Loggia. Ma si ponevano un obiettivo più elevato, cioè quello di coprire la dimensione internazionale dello stragismo. E terzo obiettivo, il principale, a mio parere, quello di ostruire e ritardare il più possibile l'azione della giustizia. Uno scopo che è stato certamente raggiunto, nel senso che l'azione di questi apparati dello Stato è un'azione che certamente serve a ritardare o a ostruire l'azione della magistratura. Non c'è nessuna strage che nei primi mesi non abbia visto dei giovani e coraggiosi magistrati sulla pista giusta, che poi si sarebbe rivelata tale molti anni dopo, in un altro contesto storico e politico. Per semplificare, dopo la fine della Guerra Fredda, non c'è nessuna strage che non abbia assistito a un conflitto. Da questo punto di vista i libri di Benedetta Tobaggi sono esemplari, un conflitto tra corpi dello Stato, tra questi apparati e questi giovani magistrati, che immediatamente imboccano la pista dello stragismo neofascista e che poi invece si trovano costretti alla resa. Anzi, proprio il fatto che sulle stragi del periodo 69-74 la magistratura italiana sia arrivata a sentenza in modo così straordinariamente dilatato nel tempo è proprio la migliore prova dell'esistenza di uno stato di conflitto permanente tra diversi corpi dello Stato. Tutti i processi per strage hanno avuto nei diversi gradi di giudizio una durata pluridecennale, in cui la cultura leguleia italiana, giocando di sponda con il potere politico, ha raggiunto vertici ineguagliati nella storia della giurisprudenza. Non a caso la verità giudiziaria relativa agli esecutori della stragi, agli esecutori delle stragi, quella sui mandanti nazionali e internazionali, non facciamo finta, è ancora oggi in corso quella sui mandanti nazionali e internazionali, ma la giustizia che si è esercitata per gli esecutori materiali è arrivata soltanto dopo la fine della Guerra Fredda, ossia dopo l'esaurimento del contesto geopolitico che prima
ha impedito di fare giustizia su quei tragici eventi in un tempo congruo e civile. Pensiamo a noi, a voi. Pensiamo ai familiari delle vittime di Piazza della Loggia che hanno dovuto attendere il 2017 per un evento avvenuto nel 1974, ossia 43 anni dopo i fatti, per vedere condannati alcuni, sottolineo alcuni, dei colpevoli delle stragi. Se si eccettuano i casi di autori colti in flagranza di reato, per loro imperizia, c'è stato anche questo, pensiamo al neofascista Nico Azzi, ferito nella tentata strage del 7 aprile del 73 sul treno Roma-Genova. È interessante perché lo trovarono, lo arrestarono ed egli aveva distribuito delle copie di Lotta Continua, in modo che se l'attentato fosse invece riuscito, il depistaggio era immediatamente commesso, funzionale ad attribuire quello scoppio a Lotta Continua in questo caso. E un altro di questi che viene colto in flagrante è Gianfranco Bertoli, responsabile della bomba alla questura di Milano del 17 maggio del 73. Oppure abbiamo dei rei confessi, Vincenzo Vinciguerra, autore dell'attentato di Peteano del 31 maggio del 72, e c'è anche Andrea Broggi per la fallita strage di Vaiano del 21 aprile del 74. Quindi se si eccettuano questi casi di imperizia o di confessione o di arresto in flagranza di reato, bene, tutti gli altri processi hanno visto l'alternarsi di condanne, assoluzioni, rinvii, trasferimenti di sedi giudicanti, eccezioni procedurali, che hanno avuto l'unico scopo di rallentare e di ritardare all'inverosimile il momento della somministrazione della giustizia. Guardate, diciamo no alla formula servizi segreti deviati, ma diciamo anche no alla formula strage di Stato, sorta all'interno della sinistra extraparlamentare dopo la pubblicazione nel 1970 dell'omonimo libro, che ha avuto quella formula un'importante funzione militante e mobilitante le coscienze nel fuoco degli avvenimenti. Non me lo nascondo, è così. Ma 50 anni dopo non funziona più, a mio parere, sul piano storiografico, per almeno due buone ragioni. La prima, se ci pensiamo bene, è intrinsecamente autoassolutoria. E infatti oggi viene utilizzata anche dai neofascisti, consentendo loro di presentarsi come capri espiatori alla stregua degli anarchici. Perché se la strage è di Stato, alla fin fine nessuno è Stato. In secondo luogo, quella formula ha impedito di approfondire, e questo è il vero motivo della sua fortuna, di approfondire gli aspri contrasti che si sono sviluppati in seno allo Stato, in seno alla magistratura, alla polizia inquirente e persino nei servizi segreti, contrasti che in tanti hanno ancora oggi, a distanza di 50 anni, credetemi, interesse a rimuovere. Certo, la magistratura italiana assunse il volto del procuratore della Repubblica di Milano Enrico De Peppo, che si adoperò per spostare il processo di Piazza Fontana da Milano a Roma in ossequio a una precisa volontà superiore e ordinò, con una decisione certamente affrettata e sicuramente non necessaria, di far deflagrare l'ordigno recuperato nella sede centrale della Banca Commerciale nel 1969, con l'inevitabile e prevedibile effetto di rendere impossibile qualsiasi ulteriore indagine. E ci stiamo riferendo a Piazza Fontana,
al calcio d'inizio della cosiddetta strategia della tensione. Ma allo stesso tempo la magistratura, per dire che è un poliedro complesso e articolato, assunse la funzione di giovani magistrati come Giancarlo Stiz, Piero Calogero, Gerardo D'Ambrosio, Emilio Alessandrini, che a rischio della loro stessa vita e di quella dei propri familiari, Tamburino, Giovanni Tamburino, per primi indagarono sulla pista nera, non abboccando ai tentativi della polizia inquirente e dei servizi di costruire a tavolino una pista anarchica. Questi magistrati, ripeto, erano giovani, avevano massimo 30 anni, spesso avevano figli piccoli, erano messi sotto scorta, videro la loro vita caratterizzata da centinaia di lettere minatorie e minacce di attentati, a volte realizzati, come nel caso di Alessandrini, che fu ucciso da un comando di prima linea nel gennaio del 79. Stiz, all'indomani dell'elezione di Pino Rauti alla Camera dei Deputati, continuò a ricevere minacce che la polizia accertò provenire direttamente dal centralino del Parlamento. Questo era il clima. E lo stesso si può dire per i vertici della polizia. Il suo capo, Vicari, si batté da subito per la pista nera, scontrandosi però con il ministro della difesa Restivo. E certo, Vicari non può essere accomunato al suo collega Federico Umberto D'Amato, impegnato a ordire i depistaggi insieme con Russo Manno per edificare la pista anarchica. E gli esempi si potrebbero continuare e moltiplicarsi. All'interno dello Stato, non fuori da esso, vi fu chi fece il proprio dovere e difese le istituzioni repubblicane e chi con disonore e ignominia, per carrierismo, quieto vivere, paura, conformismo, brama di potere, connivenza con il disegno stragista, si comportò all'opposto. La formula strage di Stato cancella tutto questo. Un dato è certo. Sin dal 1969 il magistrato Stiz identificò l'armiere di Piazza Fontana, Digilio, Carlo Digilio, nella Fonte 8. Vi ho parlato all'inizio di questi informatori che erano stati infiltrati, no? E il commissario di Padova, Pasquale Iuliano, fu oggetto di una campagna denigratoria funzionale a distruggerne la carriera, perché aveva capito da subito le responsabilità della cellula di Ordine Nuovo di Padova, così come il carabiniere Alvise Munari. Questi uomini facevano parte dello stesso Stato che altri funzionari avevano tradito. Se le loro inchieste non fossero state depistate dall'azione consapevole dei servizi, gli arresti di Franco Freda e di Giovanni Ventura sarebbero potuti avvenire prima del 12 dicembre, tra l'agosto e il dicembre del 69. E l'Ordine Nuovo del Triveneto sarebbe stato smantellato e l'Italia si sarebbe risparmiato questa tragica scia di sangue. Allora la domanda storica è questa: come mai non sono stati smantellati? E guardate che questa è una domanda che poi può riguardare anche le Brigate Rosse dall'altro fronte. E guardate che questa domanda che riguarda anche le Brigate Rosse dall'altro fronte è una domanda che cade, chissà come mai, negli stessi identici anni. Ok? Nel corso degli ultimi 50 anni, gli uomini degli apparati di sicurezza dello Stato, condannati con sentenze definitive per una serie di reati, falso ideologico, omissione di atti d'ufficio, soppressione e sottrazione di atti e documenti riguardanti la sicurezza dello Stato, falsa testimonianza, favoreggiamento, calunnia aggravata,
vedete che congerie di reati, e non c'è il reato di depistaggio, è arrivato molto dopo, l'abbiamo fatto nella nostra legislatura, Paolo, tra il 2013 e il 2018. La vedete questa congerie di reati che ho indicato? Appunto, che possono essere tutti compresi nella generica categoria di depistaggio, che è stato riconosciuto come reato autonomo e specifico nell'ordinamento italiano soltanto nel 2016, bene, i condannati sono i seguenti. Per la strage di Piazza Fontana, il generale Gianadelio Maletti, iscritto alla P2, capo del reparto D del SID dal 1971 al 1975, e il suo stretto collaboratore, il capitano Antonio Labruna, iscritto alla P2, coordinatore del nucleo operativo diretto. Per la strage di Peteano, il generale Dino Mingarelli e i colonnelli Antonio Chirico e Maglio del Gaudio, iscritto alla P2, Renzo Monico, Maglio Rocco, Giuseppe Napoli e Michele Santoro. Per le stragi di Bologna, il generale del Sismi, Pietro Musumeci, iscritto alla P2, e il tenente colonnello Giuseppe Belmonte. Questi. Una decina. Di cui io posso pronunciare pubblicamente il nome senza alcun rischio. Perché questa giustizia è stata somministrata in nome del popolo italiano, mio, vostro e di noi. Una decina, anche meno. Naturalmente, quindi, io qui sto ricordando soltanto le sentenze passate in giudicato, ma nei gradi processuali intermedi il coinvolgimento degli esponenti dei servizi civili e militari è stato certamente maggiore. I casi più clamorosi hanno riguardato sempre il generale Maletti, che per alcuni reati è stato poi assolto, e il colonnello Amos Piazzi, condannati per le stragi della questura di Milano, il primo per omissione di atti d'ufficio, soppressione e sottrazione di atti e documenti riguardanti la sicurezza dello Stato, e il secondo all'ergastolo per concorso in strage. Ma attenzione, entrambi assolti in appello nel 2000 per non aver commesso il fatto e dunque innocenti. Lo dico ai familiari, innocenti. Non ci sono soltanto i familiari delle vittime, ci sono anche i familiari. Oppure il colonnello Federico Mannucci Benincasa, per 18 anni capo centro del SID e poi del Sismi a Firenze, condannato per i depistaggi della strage di Bologna e poi prosciolto, innocente, in secondo grado. Come si può constatare, si tratta anche in questo caso di un numero esiguo di casi, comunque certo superiore a quello dei condannati come esecutori materiali delle stragi. Un esito paradossale, ma che ha una giustificazione logica intrinseca, perché l'opera dei depistatori era proprio quella di impedire l'identificazione degli stragisti e dei loro mandanti. Sul piano storico, inoltre, è ragionevole ritenere che i depistaggi acclarati in ambito giudiziario siano considerevolmente minori rispetto a quelli effettivamente realizzati, come suggerisce l'evidenza empirica della eccezionale durata dei singoli processi per strage. Inoltre, il fatto che numerosi ufficiali intermedi e gli stessi vertici del SID e dell'ufficio affari riservati furono iscritti alla loggia P2, un nucleo di oltranzismo atlantico rafforzato dal vincolo massonico, lascia supporre
che il gran maestro Licio Gelli possa avere svolto una funzione informale di cerniera e di coordinamento tra le due strutture. Per quanto riguarda il maestro venerabile Licio Gelli, oltre alla condanna per il depistaggio della strage di Bologna, bisogna ricordare che egli ammise di avere finanziato la cellula aretina di Ordine Nuovo, responsabile del fallito attentato del 21 aprile del 74 sulla linea ferroviaria nei pressi di Vaiano. Una seconda domanda di questa conferenza è la seguente. Come è stato possibile che i vertici dei servizi, composti da militari e civili, educati alla prudenza e al rispetto delle gerarchie e magari anche al conformismo, abbiano rischiato il carcere e a volte lo abbiano subito insieme con l'ignominia conseguente per essere stati coinvolti in reati tanto gravi. Senza dubbio, per inoltrarsi in sentieri così pericolosi, per la loro onorabilità ed esistenza personale, guardate che dovettero sentirsi particolarmente garantiti, perché in giro di fessi ce ne sono pochi. E non ci sono difessi tra i vertici dei servizi segreti, i vertici dei carabinieri, i vertici delle forze armate, i vertici della magistratura. No. C'è gente prudente, c'è gente ambiziosa, c'è gente che ha fatto un percorso selettivo molto duro che lo ha portato ai vertici del proprio corpo e che rischia tutto, rischia l'onore suo e della propria famiglia, rendendosi responsabile di atti di depistaggio o impistaggio, questo è un altro concetto parallelo, per reati così mostruosi come i reati di strage. Ma se lo fanno è perché si devono sentire estremamente garantiti. E allora la domanda dello storico è questa: ma garantiti? Ma garantiti da chi? Certamente da un primo livello di governo cui rispondevano. Ma questa replica appare insufficiente in relazione alla enormità dei reati coperti mediante i depistaggi. Seguitemi su questo punto, guardate, per quel poco di esperienza che ho maturato, poca, nella dialettica che c'è tra corpi dello Stato e potere politico, non c'è un'autorità politica nel nostro paese che è in grado di ordinare un depistaggio di un reato così grave e di essere rispettata. Cioè, prima che questo avvenga, ci sono tutta una serie di intercapedini, giochi di specchi, autosalvaguardie, che fanno sì che quel generale dei servizi o dei carabinieri a cui il potere politico, un ministro degli interni, un ministro della difesa, un presidente del consiglio, arriva a dirvi, non ve lo dico, un presidente del consiglio che gli fa capire che sarebbe opportuno, vero, opportuno, coprire la pista nera
e inventarsi la pista anarchica o sfruttarla prima che quel generale obbedisce e dice sì signor ministro, vado, vado, essendo perfettamente consapevole che rischia reati da ergastolo, prima che questo avvenga, il livello di garantiti da chi è superiore. Dovette infatti esistere un secondo livello di sicurezza di tipo sovranazionale, il solo in grado di giustificare in modo credibile un simile tradimento costituzionale e una tale certezza di impunità. Infatti, quei depistaggi furono possibili perché sul piano storico, che non è mai un piano esclusivamente giuridico o di tipo formale, né tantomeno un campo di aspirazioni politico-morali su come dovrebbero funzionare le società ideali, no? La democrazia, la trasparenza, Norberto Bobbio, quelle cose lì, no, sono tensioni ideali di ordine morale, ma il piano storico ci dice che dall'inizio della Repubblica si formarono due grossi nodi che hanno condizionato la vita italiana al tempo della Guerra Fredda e hanno costituito questo doppio livello di obbedienza, il primo necessario al potere politico, ma non sufficiente, il secondo determinante, quello sovranazionale, che induce delle persone prudenti, educate anche, lasciatemelo dire, al senso dell'onore, di compiere degli atti per i quali hanno perduto l'onore. E vediamo quali sono questi due grossi nodi. La cosiddetta strategia della tensione è scaturita dal progressivo intrecciarsi di, dicevo, due nodi che sono da intendersi come un graduale sovrapporsi di elementi e di motivazioni non necessariamente comunicanti tra loro. Poterono agire anche in autonomia o anche non contemporaneamente. Quindi la cosa un po' si complica. Non è un meccanismo semplice di eterodirezione dall'esterno. Il primo nodo strutturale fu rappresentato dalla presenza negli apparati di sicurezza di vaste sacche di residualità fascista, come cultura, mentalità, formazione professionale. È una questione storica che rimanda al tema della mancata o ridotta discontinuità degli apparati burocratici all'indomani della fine della dittatura e che rimanda, lasciatemelo dire, a delle responsabilità che vanno in buona parte, devono essere messe a capo della Democrazia Cristiana. È noto, troppo noto, l'episodio del 1969 che riguardò l'allora presidente della Camera Sandro Pertini, il quale poco dopo la strage di Piazza Fontana si rifiutò di stringere la mano al questore di Milano Marcello Guida. Perché si rifiuta? Perché aveva diretto il penitenziario di Ventotene in cui il politico ligure era stato incarcerato a causa del suo antifascismo. Il tema della continuità con il passato regime interessò negli stessi anni anche l'alta magistratura, dove si registrò una faglia generazionale molto netta. È stato calcolato che nel 1969 tutti, dico tutti i magistrati della Cassazione e il 70% di quelli d'appello erano in servizio da prima del 1944 e perciò si erano formati sotto il fascismo. Il secondo nodo di medio-lungo periodo si formò a causa della forzata convivenza secondo i principi e i metodi di una doppia lealtà tra una costituzione formale di tipo antifascista e una materiale di segno anticomunista. Ciò poté configurare in determinate circostanze
un contrasto tra la fedeltà atlantica e quella dovuta alla carta, all'incrocio decisivo per la storia dello stragismo tra il vincolo nazionale interno e quello internazionale esterno. Il sangue stragista è zampillato da questa contraddizione storica. Costituzione formale antifascista firmata da Terracini del PC, Costituzione materiale anticomunista, generata dal particolare posizionamento geopolitico dell'Italia che è stato stabilito a Yalta e con gli accordi di Yalta, che ha condizionato anche il comportamento dei servizi segreti e in generale degli apparati dello Stato fino alla caduta del muro di Berlino del 1989. Questo conflitto a bassa intensità è stato il segno più evidente, questo è importante sul piano storico, guardate, del carattere di incompiutezza che ha assunto la democrazia italiana nella seconda metà del Novecento. La strategia della tensione era funzionale a contenere il comunismo e a contrastare l'opposta strategia della distensione su scala mondiale ed è riassumibile nella formula destabilizzare per stabilizzare, contenuta in un celebre manuale redatto nel marzo del 1970 a firma del capo di Stato Maggiore dell'esercito statunitense. Tra l'altro, ma questo è un caso, o forse no, Gelli, Licio Gelli di qui sopra, fece ritrovare questo manuale nel doppio fondo di una valigia della figlia nel luglio del 1981, una volta che era caduto in disgrazia momentanea. Quasi a mandare un segnale, no? Di quanto era accaduto nei 10 anni precedenti. Un'altra formula interessante per spiegare la strategia della tensione è quella del fascista Vinciguerra, reo confesso della strage di Peteano, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico. Secondo questo modello interpretativo si registrarono in Italia 2 tipologie di stragi: quelle di depistaggio, ad esempio Piazza Fontana e la Questura di Milano, con l'obiettivo di incolpare gli anarchici e i rossi, e quelle di intimidazione, come Piazza La Loggia, con lo scopo di usare la paura sociale per indurre a un riflesso d'ordine di tipo centrista e moderato. Sul piano storico si verificarono 2 tipi di depistaggi. Il primo, definito di copertura, fu compiuto prevalentemente dal SID per occultare il ruolo svolto nella strategia della tensione dal governo degli Stati Uniti sotto la presidenza del repubblicano Richard Nixon, che ascende al potere il 20 gennaio del 1969 ed esce di scena l'8 agosto del 1974, il quale si servì per tutto questo periodo di Henry Kissinger come suo consulente per la sicurezza nazionale. 20 gennaio 69, 8 agosto 74. Riflettete che Nixon è l'unico presidente degli Stati Uniti che esce di scena, perché la democrazia negli Stati Uniti è una cosa seria, esce di scena attraverso un impeachment su una questione che riguarda Watergate. Sì, certo. Ci sono piene di cause occasionali che possono determinare. Resta il fatto che Nixon non conclude il suo mandato. Non bisogna dimenticare che il periodo 69-74
formò l'epicentro italiano di una fase cronologicamente, spazialmente più vasta della strategia della tensione, che è iniziata negli anni 60 su scala mondiale. L'Italia è soltanto un pezzettino di questa storia in funzione anticomunista, dentro un contesto geopolitico in cui servì a contrastare l'opposta strategia della distensione nelle relazioni internazionali, che ebbe pur cause un leader in Italia, in Aldo Moro, finito come è finito. Con i loro depistaggi, i vertici dei servizi segreti italiani svolsero una funzione regolativa fondamentale, ossia quella di assicurare la stabilità atlantica dell'Italia, funzionando da garanti del nesso nazionale internazionale per come era stato stabilito dai rapporti di forza scaturiti dalla Seconda Guerra Mondiale. Forse così ci stiamo iniziando ad avvicinare a rispondere alla domanda perché obbediscono e perché fanno quello che fanno, senza rispondere perché sono brutti e cattivi e quindi ci sono gli angeli e ci sono i demoni. No, no. Questa strategia venne dispiegata, vi dicevo, su scala mondiale con diverse intensità di intervento e conseguenze per la popolazione civile nei confronti di alcuni paesi sudamericani, Bolivia nel 71, Uruguay nel 73, Cile nel 73 e di quelli dell'Europa meridionale come il Portogallo, la Grecia e appunto l'Italia. Ma le conseguenze sulla popolazione civile dell'Italia sono state di gran lunga inferiore, lasciatemelo dire, delle conseguenze che sono state subite ad esempio dal popolo cileno. In quel caso si aprivano i portelloni e venivano gettati in mare. Il secondo tipo di depistaggio è cosiddetto di provocazione e fu realizzato prevalentemente dall'Ufficio Affari Riservati. Il primo di copertura, vi ho detto, dal SID, Ministero della Difesa. Questo di provocazione fu realizzato prevalentemente dall'Ufficio Affari Riservati, Civile, Ministero dell'Interno, mediante pratiche di infiltrazione nel mondo anarchico e neofascista, con il triplice obiettivo di coprire le responsabilità di ordine nuovo del Triveneto. Fondamentale. Mestre, Rovigo, Vicenza, Padova, Verona, tanta Verona, quanto è importante Verona in questa storia, Brescia, Milano. Secondo obiettivo, rafforzare la pista anarchica e di utilizzare Avanguardia Nazionale, la struttura fondata dal neofascista Stefano Delle Chiaie, come ulteriore garanzia di protezione da destra per nascondere l'effettiva azione stragista degli ordinovisti. Cioè avete un mille foglie, Ordine Nuovo mette le bombe, Avanguardia Nazionale li copre e si arriva a Strati. Spesso gli ordinovisti non avevano rapporti diretti soltanto con il SID o con l'Ufficio Affari Riservati o con altri apparati dello Stato, ma gli esponenti di Ordine Nuovo avevano rapporti diretti anche con la CIA e con i servizi militari del Counter Intelligence Corp di Stanza a Verona. Tra i presunti fiduciari della rete spionistica americana in Italia, tra il 69 e il 74, ricorrono i seguenti nomi: Dario Zagolin, imprenditore di cosmetici, collegato con la base americana di Ederle a Vicenza, frequentatore nel 72 di Licio Gelli e rifugiatosi a Parigi dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta sulla Rosa dei Venti. Carlo Maria Maggi, capo della sede veneziana di Ordine Nuovo, in contatto con gli americani per il tramite di Marcello Soffiati, è condannato con sentenza definitiva all'ergastolo per la strage di Brescia nel 2017.
Lino Franco, fiduciario CIA, caporete nella zona di Vittorio Veneto e con un'attività di copertura in una ditta che distribuiva flipper e jukebox nei bar della regione. Benito Rossi, antenna secondo Digilio, della rete informativa statunitense in Trentino Alto Adige, già attivo nella Repubblica Sociale Italiana e membro delle SS italiane. Giovanni John Bandoli, sottufficiale italiano americanizzato in servizio al comando SETAF di Verona e Vicenza come istruttore di audiovisivi. Il professore veronese Pietro Gunnella, già aderente alla RSI e dal 1959 attivo nel MSI, elemento di collegamento con il colonnello Spiazzi e con i nuclei di difesa dello Stato. Sergio Minetto, capozona CIA per il Triveneto e componente della struttura informativa dipendente dal comando di Verona, con un incarico medio-alto e il compito di gestire in prima persona una rete di informatori italiani. Quest'ultimo, Minetto, nel 96 ha ammesso soltanto di avere frequentato le basi americane di Verona e di Affi per riparare frigoriferi. Ha detto: guardate, sì, io le frequentavo perché riparavo frigoriferi. All'apparenza dimentico del fatto che la ditta con cui era in contatto era la padovana Detroit ed era diretta dall'italoamericano Leo Joseph Pagnotta, ossia colui che insieme con Joseph Luongo aveva costituito sin dall'immediato dopoguerra la rete informativa americana nel nord-est Italia, quale capo a Trieste, e collaborava con il capo del controspionaggio della CIA, Angleton. Cioè, è divertentissimo quell'interrogatorio. Dice: ma io andavo a riparare i frigoriferi in quella base americana. E dice: ma con chi li riparava questi frigoriferi? E li riparava con l'azienda del padovana Detroit, che era diretta da Pagnotta, che è stato il capo della rete CIA per circa 40 anni in Italia. Queste sono cose accadute, nomi, cognomi, storie. Neofascisti con rapporti con la CIA. Insomma, e vado a chiudere, nel corso di quei 5 anni fatidici convissero e si combatterono anche all'interno dei servizi segreti e in più in generale degli apparati di sicurezza 2 diverse soluzioni per la crisi italiana. Una, diciamo, greca o reazionaria, promossa dai neofascisti ispirati dalla recente esperienza ellenica, era del 1967 l'esperienza ellenica, che voleva porre le condizioni per un colpo di Stato militare nella penisola. La seconda, ed è qui che bisogna stare secondo me più attenti, la possiamo definire francese o presidenzialista, quindi non reazionaria e greca, ma francese o presidenzialista, che ritenne di potersi servire dei neofascisti per una stabilizzazione di centrodestra del quadro politico, quella che finì per prevalere all'interno dei servizi segreti, seguendo la stessa evoluzione della politica statunitense. Cioè, per nostra fortuna, quella che prevale non è quella reazionaria golpista greca. Prevale questa tendenza di tipo presidenzialista volta a stabilizzare il quadro politico in modo moderato di centrodestra, che seguiva l'evoluzione della politica statunitense. Questo è un processo che comportò anche un cambiamento di orientamento della P2, che modificò i suoi obiettivi acconciandosi al nuovo corso internazionale. Dall'esplicito sostegno allo stragismo di matrice neofascista, l'abbiamo visto, la mancata strage di Vaiano, e al progetto di prendere il potere entro una cornice blindata democratica, come teorizzato dal piano di rinascita nazionale,
che non a caso viene redatto tra la fine del 75 e l'inizio del 76, quando c'è, si realizza questa svolta e questo cambiamento anche a livello di politica internazionale per definire i destini che bisogna dare al satellite Italia. Già lo scrittore Pierpaolo Pasolini, in un celebre articolo del 74, ebbe merito, secondo me, di capire in presa diretta e di spiegare ai lettori del Corriere della Sera l'effettivo disegno dei cosiddetti strateghi dell'attenzione, degli strateghi dell'attenzione, scusatemi, per utilizzare un'espressione che Aldo Moro impiegò nel memoriale che scrisse nella primavera del 78, quando era prigioniero delle Brigate Rosse. Pasolini, in quel celebre articolo, sostenne che una prima fase della strategia dell'attenzione era stata anticomunista, con l'obiettivo di realizzare un colpo di Stato in Italia, mettere i comunisti fuori legge e instaurare una dittatura militare secondo quanto avvenuto in Grecia con il golpe dei colonnelli. Mentre la seconda fase, e qui Pasolini giocava con il paradosso, era stata antifascista, nel senso che aveva provato a realizzare le condizioni di una svolta di tipo presidenzialista del paese. Ma vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio, il giudizio di Moro? Non è giudizio mio, è di Moro, di Fanfani, questo piccolo De Gaulle che vuole nel 74 mescolare elettorati di matrice diversa per realizzare uno sfondamento di tipo moderato e centrista, con caratteri presidenzialisti, eh? Per realizzare, vi dicevo, una svolta di tipo presidenzialista nel paese, tagliando la testa a quei gruppi fascisti che avevano forzato la mano nel periodo 69-72 per realizzare una stabilizzazione moderata e centrista del quadro politico. La figura importante di Vinci Guerra, reo confesso, è la figura di un militante fascista che comprende sulla sua pelle questo inganno e si consegna. Lo comprende il tradimento, non il suo tradimento. Questo è un passaggio importante. 69-72, cesura, 73-74, altra cesura. Da una fase anticomunista a una fase antifascista, nel senso che vogliono eliminare quei neofascisti che hanno forzato la mano a Piazza Fontana il 12 dicembre del 69, con l'obiettivo di realizzare un golpe reazionario di tipo greco. L'obiettivo effettivo degli strateghi della tensione, quindi, non fu quello di abbattere il sistema non fu quello di abbattere il sistema democratico con una serie di attentati e di tentativi di colpe di Stato, come i neofascisti avevano ingenuamente creduto, ma di scaricare la responsabilità del disordine sulla sinistra, usando gli anarchici come spaventapasseri e la destra eversiva come manovalanza, così da istituire un regime democratico blindato, oggi si direbbe una democratura, in cui il PC e le forze progressiste in generale non sarebbero mai state messe fuori legge, ma isolate e rese politicamente inoffensive. Il problema di Pasolini è che Pasolini capisce questa roba in diretta, quando accade. E Pasolini formulava le sue riflessioni sui meccanismi profondi della strategia della tensione che si stava svolgendo sotto i suoi vigili occhi, ed erano ancora agli inizi, erano occhi vigili e certamente anche parecchio informati. Parecchio informati. Poi noi ci leggiamo Petrolio, libro uscito postumo. Per questo di Pasolini bisogna sempre parlarne
come Machiavelli di Savonarola, diciamo, con una figura veneranda, una figura veneranda, che ha pagato con la vita, come Savonarola, peraltro, diciamo, una sfida al potere, da dentro il potere, questo è il punto corrosivo. Insomma, c'è uno scambio epistolare di Pasolini con il neofascista Giovanni Ventura, che badate bene, quando Pasolini scrive queste lettere, il neofascista Giovanni Ventura, condannato in modo definitivo per le stragi, quelle dei treni dell'agosto del 69, bene, si dichiarava ancora uomo di sinistra, cioè Giovanni Ventura diceva io sono un uomo di sinistra, anzi di ispirazione marxista-leninista, cioè lo faceva per continuare a depistare, a confondere le acque. Bene, Pasolini rispondeva a una lunga e verbosa lettera che Giovanni Ventura gli scriveva il 24 settembre del 75. Attenzione, nel 75 Giovanni Ventura ancora diceva io sono di sinistra. E lo scrittore cosa gli diceva Pasolini a Giovanni Ventura? Che però evidentemente lo attraeva, visto che c'era uno scambio epistolare. Gli dice, vorrei che le sue lettere fossero meno lunghe e più chiare. Una cosa è essere ambigui, un'altra è essere equivoci. Insomma, almeno una volta mi dica sì se è sì, no se è no. Se è sì o se no. La mia impressione è che lei voglia cancellare dalla sua stessa coscienza un errore che oggi non commetterebbe più. Fatto sta che lei resta sospeso ancora e ai miei occhi di corrispondente scelto da lei, in quell'atroce penombra, lei mi risulta sospeso in quell'atroce penombra dove destra e sinistra si confondono. Si ricordi che la verità ha un suono speciale e non ha bisogno di essere, guardate quanto è bello, né intelligente, la verità, né sovrabbondante, come del resto non è neanche né stupida né scarsa. E appunto, come sentite Pasolini, no? La verità, no? La verità, secondo Pasolini, dovrebbe avere un suono speciale. E secondo me non va dimenticato questo 50 anni dopo, nel ricordare questa Euplo Natali, no? A me fa piacere che questa mia conferenza sia collegata alla sua memoria di cittadino, di operaio, ma non perché operaio. Se era studente, va bene uguale, insomma, non voglio fare demagogia, diciamo. Mi colpì molto questo Natale, quando uno legge le storie, le morti, no? Mi colpì, mi ricordo la foto, no? che venne pubblicata. Mi hanno colpito molto lui, mi hanno colpito molto i Trebeschi, Clementina, mi ha colpito moltissimo Pinto, che a Foggia fecero quei funerali incredibili. Era l'Italia, no? Che... Finito. Professore, grazie per il suono speciale della sua ricostruzione tra quei 20 giorni, o meglio 5 anni, e i nessi complessi del rapporto tra depistaggi e impistaggi.
Abbiamo fatto un po' tardi e, come probabilmente sapete, il professor Gotor è assessore alla cultura del Comune di Roma. Noi lo ringraziamo anche perché, nonostante gli impegni istituzionali, ha trovato il tempo per venire da noi. Chiuderei davvero qui ringraziandolo nuovamente e ricordandovi che il ciclo delle conferenze La città ferita continua martedì prossimo, Paolo Corsini, La strage di Piazza della Loggia, per stare esattamente sul punto.